In città si percepisce sempre più la preoccupazione dettata dal coronavirus. La situazione si fa sempre più drastica all'interno dei bar, i quali devono rispettare le norme di sicurezza all'interno dei luoghi pubblici. Oggi pomeriggio un pochino di movimento c'è, ma se conti che sono le 5, fra un'ora dobbiamo chiudere. È stato un po' il flusso della domenica pomeriggio, un pochino di meno, però pensavo che non ci fosse nessuno, sinceramente, invece qualcosa c'è perché la giornata è bella. Quali sono gli umori della clientela che ha potuto constatare fino adesso? Allora, il 90% conosce e capisce, il 10% bisogna spiegarglielo, fargli capire insomma che non è una cosa da, cioè per noi è una cosa importante che rispettino le regole. Anche perché sennò ci andiamo di mezzo noi come gestori dei locali. E avete avuto delle domande particolari in questi giorni? Allora, gli utenti del locale rispettano le norme perché gliele facciamo rispettare. Chiaramente ci sono ancora delle persone che non capiscono bene cosa devono fare, però in quel caso lì siamo abbastanza inflessibili, quindi diciamo, cioè, li sediamo noi, diciamo dove sedersi, come stare con le sedie, le distanze tra, anche se ci sono, però poi le sedie magari le spostano, le riportiamo all'ordine e cerchiamo insomma di educarli, ecco. Non è semplicissimo, molti lo capiscono, qualcuno non lo capisce e bisogna spiegarglielo bene, insomma. E voi avete avuto dei controlli particolari per quanto riguarda le norme in vigore? Guarda, noi ancora no, sinceramente, come ripeto cerchiamo di ottemperare tutto quello che il decreto chiede, continuamente misuriamo addirittura proprio col metro i tavoli, abbiamo messo i segni, i distanziatori, quant'altro, non serviamo al banco, anche i tavoli fuori sono distanziati. In alcuni bar della città di Fano, oltre alle precauzioni da adottare all'interno degli esercizi commerciali, c'è chi prende anche diverse iniziative, modificando il servizio offerto alla clientela dopo le ore 18, orario limite di chiusura che gli esercizi di ristorazione, bar e pub devono rispettare. Quasi la metà degli italiani, il 44%, è preoccupata di perdere lavoro a causa degli effetti generati dalla diffusione del virus. Alla domanda sul grado di accordo rispetto a come le nostre istituzioni sanitarie stanno gestendo la crisi, a larghissima maggioranza l'idea è che inizialmente c'è stato poco coordinamento tra regioni e governo, anche se ora va meglio. A livello nazionale, nell'osservatorio pubblicato attraverso il Sole 24 Ore, il 62% degli italiani si diceva preoccupato per il virus, il 37% dichiarava di aver cambiato alcune abitudini e il 49% esprimeva soddisfazione per l'operato del governo. A Fano cresce sempre più la preoccupazione degli studenti a fronte degli esami di maturità e gli universitari fermi nel loro percorso accademico. Come state vivendo queste giornate senza scuola? Normale, non facciamo un giro, così una passeggiata, adesso aspettiamo un amico, un po' di compiti, niente di che. Come sempre. Nel vostro istituto funziona la didattica online? Sì, qualche professore l'ha attuata, altri no, un po' così, adesso penso la facciano un po' tutti. Voi ragazzi invece come la state vivendo questa situazione? Ci stiamo un po' annoiando, però comunque la mattina con le video lezioni qualcosa facciamo per la scuola e speriamo che si ritorni alla normalità più presto, anche perché non possiamo nemmeno più allenarci per i nostri sport. Avrà l'esame quest'anno? No, io faccio il quarto, però è comunque scocciante perché dopo anche d'estate dovremo recuperare qualcosa e non è una cosa gradita, cioè rompe. Sicuramente le lezioni andranno oltre il dovuto, cercando di recuperare tutte le lezioni perse, che con le video lezioni non conviene fare, secondo me. Cioè, già con la lezione tra tutti gli alunni e il professore di persona, già impari molto di più, secondo me, e conviene più che altro per il fatto di istruzione. Come la sta vivendo questa situazione? Ma abbastanza bene. Sono un po' arrabbiato per la situazione dell'università, ma semplicemente perché vorrei dare degli esami. Mi sa che adesso per un po' non si sa come andrà a finire. Ci sono le lezioni virtuali, però non è la stessa cosa. Cioè, io avrei bisogno di andare a scuola, ascoltare almeno una lezione, così è difficile. Secondo lei sono utili le lezioni online? Sì, utili sì, però non è come una lezione vera, secondo me. La diffusione del virus non ha fermato i fanesi, complice la bella giornata di sole. Molti si sono recati all'aria aperta tra aperitivi e chiacchiere tra amici. La prendo con cautela, esco, oggi è una bella giornata, usciamo. Nei locali ci vado ugualmente, ma uno alla volta, come dice il Ministro della Salute. La pura mia, se magari involontariamente l'attacchi ai nonni, ai genitori grandi, quello. Signore, state prendendo un caffè oggi? Sì.
un caffettino, così un po' aria, penso non succede niente. A distanza? Sì, sì, distanza, con distanza, lontano. Ti preoccupa un po' questa situazione che si sta verificando qui in zona? No, per cosa? No, tutto a posto, solita roba, come... No, no. Dunque, un aperitivo appunto per non pensare a questo virus. Sì, sì, tanto bisogna anche uscire un po' per prendere un po' d'aria comunque. Ci siamo già stancati di questa situazione, speriamo che passi alla svelta. Un po' preoccupato dunque di... Guarda, mi danno la mascherina ma mi dà fastidio andare in giro con la mascherina. Sono preoccupato, sì. Ha fatto scorta lei per quanto riguarda gli alimenti? Scorta mica troppo, però insomma penso che non si arrivi al punto di non avere gli alimenti. Male, male perché siamo un po' preoccupati, all'inizio no, poi invece comunque le scuole chiuse da tempo, il lavoro comincia a essere limitato e quindi cominciamo a preoccuparci. Oggi siamo usciti perché eravamo a pranzo dalla mamma e fare una passeggiata con i bambini, però siamo sempre a lavarci le mani, attenti, non tocchiamoci niente, che è anche brutto, però questo è. Comunque anche la gestione dei figli è complicata all'interno delle case. È complicato perché la scuola non c'è, i compiti ci sono e tocca farli, andare avanti, e è normale che loro non sono come 5 ore di lezione a casa. E in più comunque anche loro vogliono uscire, vogliono fare, anche adesso vogliono stare a fare un giro in passeggiata, non vuoi dir di no, alla fine stanno tutto il giorno a casa. Adottiamo tutti i consigli che ci stanno dando e la viviamo tranquillamente. Non facciamoci prendere dalla fobia, che quella sarebbe il pericolo più grosso che ci può essere. Lo stiamo vivendo veramente, diciamo, da cani, perché l'informazione c'è, però non tanta come la vedo io. Cioè ci vorrebbe qualcosa di più specifico, perché noi bene o male, vabbè, ci dicono di non uscire da casa, però dobbiamo fare veramente i carcerati in casa. Io dico la verità, io ho bisogno perché devo camminare, devo deambulare, però ci sono pure case e case a questo punto. Poi la distanza di sicurezza, vabbè, noi diciamo la rispettiamo, guarda, girate un po' quei ragazzi, quello si mantengono un metro, no? E allora sì, è una mala informazione questa.